Ciao a tutti. In questo video ho voluto ricreare in Lici un percorso che avevo già realizzato con DroneLink per provare a vedere quali sono le differenze in un semplice mapping, quindi in un semplice percorso a waypoint. Poi ho voluto fare la stessa cosa anche con Maven, quindi in questo caso non ho utilizzato un Mini 2, ma ho utilizzato un Air 2, per cui già esistono gli SDK anche su iOS. E quindi vedremo le differenze del percorso tra DroneLink, Lici e Maven. Vediamo. In questo video costruirò un path già precedentemente creato in DroneLink, sia su Lici in alto che su Maven in basso. Sulla finestra in alto vedrete passare da DroneLink a Lici per copiare il path. Noterete le differenze tra i software. Lici permette la pianificazione via web, come DroneLink del resto, mentre Maven solo via smartphone o tablet, con le relative complicazioni di non avere un mouse. Anche se, devo dire, non si hanno problemi nel fare tap o selezionare gli oggetti, cosa invece non ottimale sul Lici, dove vedrete che ogni tanto mi scappa un waypoint che devo poi cancellare. Questo perché Lici ha assegnato la creazione del waypoint solo cliccando con il tasto sinistro del mouse, che di solito serve premuto per spostare la mappa o uscire dal fuoco. Va bene, a parte questo, ho evitato di creare nella pianificazione oggetti come spirali e orbit, perché Lici e Maven non li prevedono all'interno della modalità waypoints, ma solo come funzione on the fly, cioè quando il drone è già in volo. Nel complesso, la modalità di creazione del path è la medesima. Si possono decidere alcuni parametri da tenere durante tutto il tragitto, come la velocità di crociera e quella massima, cosa fare al termine della missione, se atterrare, tornare al punto di partenza, eccetera. Inoltre è possibile decidere se il collegamento tra i vari waypoints deve essere fatto con linee rette o con una determinata curvatura. Ovviamente non vi sono tutte le possibilità di DroneLink, come utilizzo di azioni preimpostate, velocità di rotazione, velocità di ascesa e discesa, accelerazione, decelerazione, eccetera. Ogni waypoint ha varie opzioni, come l'altitudine, la velocità da tenere, se inquadrare o meno un punto di interesse, ed alcune azioni molto semplici, come attivare o meno la registrazione se girare il drone. Se rimanere fermo, spostare la gimbal o fare una fotografia. Non esiste lo stesso concetto dei marker che c'è su DroneLink, ed inoltre il path si decide posizionando più o meno waypoint. Cioè, se si deve curvare, bisogna aumentare il numero di waypoints, perché per quanto si possa impostare una curvatura, se sono pochi questi waypoints, in realtà si curverà poco. Noterete infatti come su DroneLink ho creato 16 waypoints, mentre su Lici 36 e Maven 25. Il concetto dei marker e quindi l'interpolazione dei movimenti esiste solo per la gimbal, e non è possibile creare interpolazione tra le varie velocità da tenere. Per questo non ho effettuato cambi di velocità durante il percorso. Un altro problema è che non c'è interpolazione tra le altezze da tenere ad ogni waypoint, quindi per salire e scendere con calma gradatamente bisogna creare una scaletta. Invece su DroneLink si fanno due o tre marker e si dice fa interpolazione, il software passerà gradatamente da un'altezza all'altra e si può decidere la rampa di salita e di discesa. La base mappa utilizzata da Lici è Google Maps, mentre su Maven è Apple Maps. Su DroneLink è OpenStreetMap. Questo crea alcune problematiche sugli aggiornamenti delle ortofoto. Ad esempio, noterete alla fine della pianificazione Lici che mi accorgo di aver fatto la curva molto più larga, perché sulla mappa il ponte della ciclovia adriatica non esiste ancora. Si vedono solo i lavori e non è tracciata nemmeno la via prevista, come invece c'è su Maven. Se non me ne fossi accorto, forse sarei potuto andare a sbattere su uno dei piloni o tiranti.
I point of interest hanno la possibilità per entrambi i software di settare l'altitudine, quindi questo è perfetto. Va bene, ora faccio andare più veloce il filmato, così poi vediamo come si comportano i software durante l'esecuzione della missione.
vieni, Gemma?